Se vogliamo rifornire di energia elettrica al mondo, emettendo pochissimi gas serra sull'intero ciclo di vita degli impianti, dai materiali necessari alla loro costruzione fino allo smantellamento degli impianti stessi, le armi a nostra disposizione si chiamano fonti rinnovabili e fonte nucleare. Gli studiosi hanno valutato quanti grammi equivalente di CO2 vengono emessi per ogni kilowattora di energia elettrica prodotta sull'intero ciclo di vita. I risultati mostrano che il valore per il nucleare è pari a 20, in linea con l'idroelettrico e l'eolico, addirittura inferiore al fotovoltaico. Di quale nucleare stiamo parlando? Almeno 5 tipi. Il primo: gran parte del contributo alla decarbonizzazione nei prossimi 10-20 anni continuerà ad arrivare dai 440 reattori attualmente in funzione nel mondo, costruiti negli anni 80 e 90, per i quali si prevede un'estensione di vita. Un secondo contributo può arrivare dalla tecnologia di terza generazione, utilizzata in gran parte dei 50 reattori oggi in costruzione nel mondo. In costruzione anche in Europa e negli Stati Uniti, ma certamente non un caso di successo, perché queste realizzazioni hanno mostrato ritardi di oltre 10 anni e un incremento dei costi del 200-300%. Tuttavia, la stessa tecnologia è già in funzione in Russia, in Cina, negli Emirati Arabi Uniti, senza soffrire degli stessi problemi. Il terzo contributo potrà arrivare dai cosiddetti Small Modular Reactors, una nuova generazione di reattori più piccoli rispetto ai grandi reattori tradizionali. La taglia tipica va dai 100 ai 300 MW elettrici, costruiti principalmente in officina e poi trasportati e assemblati sul sito. Quali sono i vantaggi di questa tecnologia? Più facilmente integrabili in un sistema energetico complicato, con grande presenza di rinnovabili. È possibile sfruttare la cogenerazione, quindi produrre non solo elettricità, ma anche teleriscaldamento, biocombustibili, dessalazione, di acqua potabile e, non da ultimo, produzione di idrogeno. Questa soluzione dovrebbe consentire minori tempi di costruzione, minori costi e quindi un minor rischio finanziario. Un quarto contributo, oltre il prossimo decennio, potrà arrivare dai reattori di quarta generazione, una tecnologia diversa da quella dei reattori attuali che promette di fare un ulteriore salto in avanti in termini di sicurezza e di sostenibilità, ad esempio attraverso il bruciamento dei rifiuti ad alta radioattività, una sorta di riciclo dei rifiuti più pericolosi in reattori raffreddati al piombo liquido, al sodio liquido o a salifusi. Da ultimo, ed è il quinto step, oltre il prossimo ventennio avremo a disposizione i reattori a fusione, una nuova tecnologia che promette una grande disponibilità di energia con molti meno problemi rispetto alle centrali a fissione tradizionali. In conclusione, i vantaggi comuni a queste tecnologie sono la programmabilità, l'alta affidabilità e la stabilità nei costi di produzione dell'energia. Vantaggi che potranno essere utilmente sfruttati nella lotta ai cambiamenti climatici che si preannuncia lunga, dura e costosa. Il nucleare, a livello europeo e mondiale, potrà fare la sua parte a condizione che venga valutato senza pregiudizi di natura culturale.